Un uomo cinquantenne ha avuto bisogno delle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele a causa dello shock accumulato. Un incendio ha gravemente danneggiato un capannone della ditta Termini Imballaggi nelle campagne di Bulala, a Gela. Pare che la struttura servisse per la raccolta e la lavorazione di materie plastiche. I fatti risalgono a ieri, l'incendio si sarebbe sviluppato nel tardo pomeriggio e sul posto c'erano alcuni dipendenti che si occupano della sorveglianza. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, distrutto il tetto, tre furgoni e un camion che si trovavano all'interno. La struttura è stata avvolta in pochi minuti dalle fiamme e saranno tutti gli accertamenti condotti a delineare le cause di quanto accaduto. Impegnati per tutta la notte i vigili del fuoco e i carabinieri di Gela per un capannone in fiamme. Il capannone è inagibile, c'è pericolo di crollo, per cui al momento è impossibile effettuare il sopralluogo per stabilire le cause del rogo.